In questo video parliamo di riprogrammazione mentale applicata al business e in particolar modo ci preoccupiamo di fornire una risposta ad una specifica domanda. Sto iniziando o ho avviato un business? Devo anche fare riprogrammazione mentale? Beh, per rispondere a questa domanda, per forza di cose dobbiamo distinguere circostanze differenti, perché è chiaro che se in questo momento ti appresti ad avviare un business online, le tue esigenze e i tuoi bisogni sono profondamente differenti da chi magari in questo momento ha già un business di successo e ne vuole avviare un altro, o magari vuole scalare il suo business esistente. Per questo motivo divido questo video in tre parti differenti. Chiaramente ti invito a fare riferimento alla parte che è più simile e più attinente alla tua specifica situazione. Allora, iniziamo con la prima casistica, che devo dire spesso mi capita spesso di dover gestire tra i miei vari studenti, consulenze private, eccetera, cioè quelle persone che magari fanno il dipendente o comunque fanno un lavoro, diciamo, con un capo, mettiamola così, e che però decidono di voler avviare un business online o offline, che sia, poco importa, con l'intento di cambiare vita, con l'intento di fare quel famoso passaggio da dipendente a imprenditore che dovrebbe permettergli di raggiungere la libertà finanziaria, quindi avere tempo, avere soldi per fare tutto quello che si vuole e bim bum vale giù, tanto ormai la storiella la conoscete. Allora, in questo caso specifico, la riprogrammazione mentale è una delle cose che consiglio in assoluto modo di fare come prima cosa. Quindi, se hai capito bene, prima di acquistare un corso di business, prima di lanciarti in qualunque attività, la prima cosa che dovresti veramente fare è la riprogrammazione mentale. E c'è un motivo ben preciso e ben specifico che non è frutto di opinioni, non è frutto di volerti per forza di cose appioppare un corso piuttosto che un altro, è frutto semplicemente di un anno di esperienza nel mercato della formazione. Dopo aver l'anno scorso accompagnato oltre 440 studenti nel loro percorso di riprogrammazione mentale, e ti spiego esattamente a cosa mi sto riferendo. Vedi, indipendentemente da quale sia la tua scelta in termini di quale business fare, e ne abbiamo anche parlato in un video dedicato, c'è un presupposto, c'è uno scoglio con il quale devi per forza di cose, che devi per forza di cose prendere in considerazione, cioè che questo corso che acquisterai, nonostante magari la tua scelta possa essere iperponderata, non ti garantirà al 100% di avere successo nel tuo business. Questo, voglio dire, è matematico e statistico, c'è un motivo ben preciso se in un gruppo di 1.000 persone che accedono allo stesso corso e che fanno lo stesso business, soltanto una piccola parte ottiene risultati positivi con il proprio business. La famosa regola dell'1,99%, o se meglio preferisci la famosa piramide della ricchezza dell'80-20, descrive esattamente questo. Quindi la domanda che veramente dovresti farti è: com'è possibile che ci sono dei corsi là fuori che millantano una strategia step by step, un metodo step by step per avere successo in uno specifico business, eppure ci sono un sacco di persone che falliscono? Beh, la risposta è molto semplice, perché queste persone iniziano la loro attività imprenditoriale con un sistema di credenze profondamente sbagliato. Per dirtela in termini un po' più concreti, il proprio mindset e i loro paradigmi non sono coerenti con l'obiettivo economico che vogliono perseguire. Io sono pieno di studenti che hanno voluto avventurarsi nel fare business online senza far prima riprogrammazione mentale, che hanno perso decine di migliaia di euro, per poi, dopo un fallimento dopo l'altro, rendersi conto che effettivamente c'era qualcosa che non andava in loro stessi. Ecco, questo è l'errore che vorrei in modo totale evitare che tu possa commettere, ed è anche il motivo per il quale sto facendo questo video. Perché vedi, un problema che pochi veramente vogliono dirti, perché evidentemente hanno convenienza a venderti un corso di business, è che il passaggio da dipendente a imprenditore non è soltanto un tema di capacità di riuscire a fare soldi, ma ci sono tutta una serie di condizionamenti che dipendono poi dall'esperienza che ognuno di noi ha fatto, che hanno una rilevanza molto importante. Io ho raccontato tante volte la mia storia, magari adesso apro una piccola parentesi. 3 anni fa ero un manager in una multinazionale, lavoravo in una società di consulenza strategica che si chiama Capgemini, avevo fatto un percorso di studi fatto di Bocconi ed Harvard, avevo un sentiero ben prestabilito.
Era una vita che non mi piaceva, ero profondamente insoddisfatto, avevo già una mia attività secondaria, facevo affiliate marketing, guadagnavo già abbastanza bene, circa 100.000 euro l'anno con queste affiliazioni, nonostante questo non riuscivo a dimettermi, nonostante questo non riuscivo a fare il passaggio da dipendente a imprenditore perché c'era una serie di condizionamenti, tutte quelle credenze con le quali siamo cresciuti sin da bambini, quindi il fatto che magari la persona di successo è una persona che si veste in giacca e cravatta e va in ufficio, o il fatto che lavorare da casa sia una cosa da debosciati o da gente strana, e diciamo di queste idee, senza entrare troppo nei dettagli, ce ne sono tantissime. E considera comunque che da un certo punto di vista io ero comunque contento di avere risultati economici. Aggiungici se ad aggravare ulteriormente la situazione, se magari non ti trovi nella stessa situazione. Per cui è veramente importante iniziare un'attività imprenditoriale con il giusto sistema di credenze. Perché? Perché se no si commettono errori tradizionali, come ad esempio il fatto di pensare che siccome ho acquistato un corso di business, allora per legge divina ho dovrò ottenere risultati. Piuttosto che il classico approccio da mindset negativo che accomuna tantissimi studenti che falliscono, secondo i quali la responsabilità dei risultati non è propria, quindi dipende dal formatore, dipende dal coach, dipende dal servizio, dipende dal business. Hanno questo continuo approccio passivo, secondo il quale i problemi che nel business si presenteranno, perché attenzione, anche questa è un'altra credenza che dovresti assicurarti di avere, non esiste il business facile, semplice e veloce, è soltanto un mezzuccio per venderti un corso, non esiste niente di tutto questo. Il business per natura nasce quando ci sono dei problemi in un mercato che degli imprenditori identificano come delle opportunità. Ma non entriamo troppo nei dettagli perché questo vuole essere un video di indirizzamento, per cui sappi che se in questo momento stai prendendo in considerazione l'opportunità di avviare un tuo business online, beh, ti assicuro che ritrovarsi in una situazione dove si iniziano a investire dei soldi e non si hanno ritorni, quindi si commettono errori e fallimenti che hanno a che fare con il denaro, il segnale che viene mandato al tuo subconscio e alla tua self-image è veramente profondamente negativo e può addirittura in alcuni casi determinare un fallimento così fragoroso da quasi bloccarti dal tentare nuovamente. Quindi è molto importante essere equipaggiati, avere una sorta di scudo protettivo contro tutte le avversità che si paleseranno nel tuo business per appunto garantirsi il successo e garantirsi quella trasformazione che è il punto di partenza di questo percorso. Quindi sì, nella maggior parte dei casi si vuole fare il passaggio da dipendente a imprenditore proprio perché c'è questa volontà di cambiare stile di vita, di avere più tempo, di avere più risorse. E questo ci porta alla seconda circostanza, cioè la circostanza nella quale purtroppo, come è successo tante volte, e sono pieno di storie di studenti che effettivamente, di miei studenti che effettivamente si trovavano in una situazione del genere, chi decide di non ascoltare le mie parole o magari semplicemente ha iniziato il suo percorso prima di questo video e quindi in buona sostanza decide di lanciarsi in un business online, spesso e volentieri finisce con uno zero. È pieno, internet è pieno di aspiranti imprenditori che hanno fallito fragorosamente. Da questo punto di vista vorrei anche chiarire un punto che non è mai un tema di quale sia il business corretto, per cui ti assicuro che i fallimenti ci sono in qualunque business. C'è gente che investe nel self-publishing e fallisce, c'è gente che investe nell'affiliate marketing e fallisce, network marketing, investimenti immobiliari, trading, vendita di corsi, dropshipping, Amazon FBA, insomma, non c'è un business online o offline che sia che ti dà la certezza di diventare ricco, di essere un imprenditore di successo. L'unica certezza è che qualunque formatore deciderai di prendere in considerazione per avviare il tuo business online, sappi che la maggior parte degli studenti non ottengono risultati. Questo è un dato di fatto. E basterebbe avere un minimo di trasparenza per potersene rendere conto da soli. Quindi che cosa succede? Che un comportamento tipico delle persone che avviano il proprio business e falliscono è quello di pensare che il fallimento, gli errori che hanno commesso siano frutto non delle proprie azioni, del proprio modo di pensare, quindi in generale della propria persona, ma siano più che altro dovuti a fattori esterni. Quindi c'è chi finisce per dare la colpa al formatore, c'è chi finisce per dare la colpa al corso, c'è chi finisce per dare la colpa al business. E questa è la causa scatenante di un comportamento che io ho ribattezzato il comportamento del grillo impazzito, perché è sempre più pieno di studenti che passano da un corso all'altro.
che passano da un business all'altro. Quindi tento con il self-publishing, non riesco, fantastico, spendo altri 2000 euro e investo nell'affiliate marketing comprando un corso che non mi porta ancora una volta risultati. Allora provo con il network marketing e poi torno indietro e faccio trading e poi faccio gli investimenti immobiliari. Quindi è pieno di studenti che tentano 2, 3, 4 volte, poi a una certa, dopo tutti questi fallimenti, si fermano e sostanzialmente finiscono due cose. O mettono nel cassetto questo sogno che li aveva inizialmente animati, cioè quello di cambiare vita, oppure si rendono effettivamente conto che se hanno fallito in 5 business diversi, cavolo, può essere una volta che il formatore non è bravo, può essere una volta che il corso non funziona, può essere una volta che il business non è adatto, ma 5 volte di fila evidentemente c'è un problema. E questa è la seconda tipologia di studenti che poi si rivolge alla riprogrammazione mentale. Nella pagina corsoimmaginevincente.com trovi tantissime testimonianze di miei studenti che lo scorso anno sono stati accompagnati in un percorso volto a far che cosa? A farli superare questi fallimenti e questi errori e soprattutto a dargli le giuste indicazioni per fare in modo che il proprio business fosse un business di successo. Ci sono veramente tantissime testimonianze, non voglio fare torto a tutti i miei studenti che hanno lasciato una testimonianza a riguardo, ma così d'emblée mi viene in mente la storia di Luca che è passato da 300 euro a 6.000 euro al mese con la vendita telefonica. Mi viene in mente la storia di Simone che da 1.000 euro è passato il mese scorso a 7.000 euro al mese con il self-publishing. E ripeto, di queste casistiche ce ne sono veramente tantissime. Quindi da questo punto di vista, se purtroppo ti ritrovi in questa situazione, beh, mi dispiace non essere riuscito a conoscerti prima. Sappi però che c'è assolutamente un modo per mettere da parte questi fallimenti e questi risultati deludenti e ricominciare un percorso che questa volta ti porterà ad avere successo. E poi c'è la terza casistica, che devo dire è quella più sottovalutata in assoluto, perché purtroppo la sciagurata disinformazione che imperversa in Italia quando si parla di riprogrammazione mentale, mente, paradigmi, mindset e compagnia cantante, non ha fatto altro che veicolare un messaggio, che la riprogrammazione mentale sia una cosa astratta, sia una cosa che va fatta con il trucchettino, l'esercizio mistico di notte, e quindi di conseguenza l'attenzione su questo argomento è sempre stata rivolta da parte di quelle persone che non hanno risultati. Quindi la conseguenza qual è? Il ritenere che invece se io ho successo, se io magari ho un primo business che funziona, se io magari guadagno 10, 15, 20 mila euro al mese, non debba fare riprogrammazione mentale perché sono una persona di successo. Beh, questo è esattamente il comportamento di chi resta in una zona di comfort, che tra l'altro è una cosa che devo dire ho vissuto in prima persona per tanto tempo. C'è un motivo se a distanza di oltre 3 anni continuo giornalmente a fare riprogrammazione mentale, perché la riprogrammazione mentale è il processo mediante il quale ciò che facciamo è lavorare sul nostro approccio mentale, quindi sul nostro mindset, sui nostri paradigmi, sulla nostra self-image, e ciò è necessario se vogliamo incrementare i nostri risultati. Perché, come dice Bob Proctor in diversi suoi corsi, se in questo momento stai guadagnando 10, 15, 20, 30 mila euro al mese, quindi anche cifre veramente importanti, beh, sappi che l'unico motivo per il quale stai ottenendo questi risultati è perché non pensi di essere in grado di poter guadagnare di più. Perché se lo fossi, evidentemente invece di guadagnare 30 guadagneresti 100. Se guadagni 100, se effettivamente ti sentissi in grado di guadagnare di più, guadagneresti 1 milione e via discorrendo. Ed è infatti questo il motivo per il quale posso dire, senza fare nomi e cognomi, di avere tra i miei studenti anche dei formatori che guadagnano mezzo milione, 1 milione, 1 milione e mezzo all'anno. Perché? Perché si rendono effettivamente conto che, nonostante siano già stati bravi a raggiungere dei risultati molto molto importanti, la volontà di voler andare oltre, di voler alzare l'asticella, di voler uscire dalla zona di comfort in cui in questo momento si trovano, li porta a fare che cosa? Li porta a fare un'introspezione, a capire che bisogna lavorare su se stessi. Tra l'altro dirò di più, che anche in questo caso è una storia personale per cui non posso raccontare i dettagli, però generalizzandola capita tantissime volte, mi capita tantissime volte di avere a che fare con degli studenti che guadagnano cifre importanti, ma che comunque continuano a sentirsi in difetto, continuano a non sentirsi all'altezza della situazione. È veramente tipico ritrovarsi con degli imprenditori che guadagnano cifre importanti e che però in cuor loro pensano che sia frutto della fortuna o che ci sia stata una concatenazione di eventi tali per cui
cui si sono ottenuti certi risultati, quindi non sentono di avere il controllo della situazione, non sentono che questa situazione si potrà protrarre nel tempo. Così come un'altra casistica veramente emblematica è quella degli imprenditori che ottengono risultati, però finiscono per essere schiavi del loro business. Quindi c'è gente che lavora magari, che guadagna anche cifre importanti, 100, 200, 300 mila euro al mese. Peccato però che lavorano 15 ore al giorno e allora a quel punto è un controsenso, soprattutto se il motivo per il quale hai deciso di avviare il tuo business era quello di avere uno stile di vita differente, perché in realtà la premessa era non voglio più essere il criceto che gira nella ruota facendo il dipendente che sta in ufficio 15 ore al giorno e alla fine sei l'imprenditore che comunque lavora 15 ore al giorno al computer. Quindi questo è un altro controsenso frutto del fatto che purtroppo si inizia un business senza avere il giusto sistema di credenze. Ora, da questo punto di vista c'è sempre una soluzione, e la soluzione è quella di affidarsi a un percorso di riprogrammazione mentale che deve avere due caratteristiche: deve essere pratico e pragmatico. Che cosa significa? Significa che indipendentemente da quale sia il tuo risultato, da quale siano state le tue esperienze passate e da quello che sia il tuo attuale sistema di credenze, la riprogrammazione mentale funziona soltanto nel momento in cui prendi consapevolezza di quello che stai facendo, perché se rimane una cosa astratta, se rimane una cosa che si basa sulla speranza, è evidente che dopo poco la mollerai e quindi non riuscirai ad apportare quel cambiamento che invece volevi perseguire. Quindi è importante affidarsi a un percorso dove sia ben chiaro ciò che va fatto, il perché va fatto e soprattutto ci siano delle indicazioni giornaliere su che cosa bisogna fare. Hai capito bene? Indicazioni giornaliere. La riprogrammazione mentale non è una cosa che si fa d'amblè dall'oggi al domani, ma è un qualcosa che necessita una costanza e che necessita soprattutto, come dicevo prima, un programma di esercizi su base giornaliera che ti possa supportare in questo percorso. Da questo punto di vista, non basandomi su opinioni, non basandomi sull'esigenza di dover fare un ennesimo video, ma su fatti concreti che puoi verificare tu stesso, nell'ultimo anno, nel mercato della formazione italiana ho dimostrato di essere la massima autorità in Italia in tema di riprogrammazione mentale. Lo scorso anno ho accompagnato più di 440 studenti nel loro percorso di riprogrammazione mentale e ti dirò di più che i miei studenti di successo hanno ottenuto incrementi nei propri guadagni mensili nell'ordine del 645%, cioè significa che c'è gente che mensilmente ha visto aumentare i suoi guadagni con un ROI 6, cioè i suoi guadagni si sono sestuplicati. Questa è la media dei risultati dei miei studenti. Ripeto, tutte informazioni che puoi verificare tu stesso andando sulla pagina corsoimmaginevincente.com, ti dirò di più che sono testimonianze video e testuali che puoi controllare tu stesso. Ma non finisce qui, perché in realtà di contenuti di questo tipo, volti non soltanto a portare valore, ma anche a, come dire, fare un po' di chiarezza su un argomento che purtroppo è stato spesso bistrattato in Italia. Ci sono un sacco di dicerie, ci sono un sacco di sentiti dire, c'è gente che parla senza aver mai fatto riprogrammazione mentale e da questo punto di vista, tra le varie iniziative ti invito anche a guardare una rubrica che si chiama Idiozie sul Mindset, la trovi sul mio canale YouTube, dove diciamo ad ogni episodio mi occupo di sbugiardare qualche castroneria che spesso sento in giro su tematiche che hanno a che fare con la mente, con i paradigmi, con la riprogrammazione mentale. Sono l'unico studente di successo di tre dei principali formatori in Italia, Billuca, Tindaro Battaglia e Alessandro Arnau. Questo per dirti che non sono il classico personaggio di crescita personale che vuole dirti che con un abbraccio andrà tutto bene, che vuole farti essere felice. Quello che io insegno nei miei percorsi l'ho applicato prima di tutto in prima persona su me stesso, con risultati da 1%. Tanto è vero che voglio dire, non è un qualcosa che si trova spesso in giro, uno studente che ottiene risultati con tre formatori diversi. Anche qui, tutte interviste che puoi andare a guardare sui canali social, sulle piattaforme social dei formatori che ho citato. Con alcuni di loro addirittura ho anche fatto dei corsi insieme, dei corsi in collaborazione, quindi da questo punto di vista penso di avere nell'ultimo anno portato prove su prove su prove, fatti, non parole, per certificare quanto ti ho appena detto. Per cui se ritieni che una delle tre situazioni che ti ho descritto in precedenza sia simile alla tua situazione che stai vivendo in questo momento, beh, sappi che puoi essere il mio prossimo studente di successo. Quindi collegati sulla pagina corsoimmaginevincente.com, troverai tutti i dettagli per capire qual è il percorso migliore per te. In caso contrario, puoi chiamare il numero verde 800 497 773, parlare con uno dei miei consulenti, fatti aiutare a capire qual è la situazione migliore per la tua specifica situazione. C'è anche la possibilità di comunicare su WhatsApp. Dulcis in fundo, mi raccomando, continua a seguirmi su queste pagine
attiva le notifiche, iscriviti e tutte queste altre cose carine, per essere notificato sui miei prossimi contenuti. Detto questo, ci vediamo al prossimo video, fai il tuo gioco, ma soprattutto al tuo successo.